In Italia l'HIV rappresenta ancora oggi un problema di salute pubblica significativo. Nel 2021 le nuove diagnosi sono state quasi 2000. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del trattamento per la profilassi pre-esposizione, PrEP, di persone HIV negative. La PrEP consiste nel prendere farmaci da parte di persone che sono HIV negative, ma che hanno un rischio di contrarre l'HIV. Se tu non hai l'HIV, ma ti esponi a un rischio molto forte e prendi questi farmaci, è possibile che tu sia protetto? Ebbene sì. Ecco, questa è la PrEP, è la profilassi pre-esposizione delle persone ad alto rischio. E devo dire, è una cosa che ormai è raccomandata da tutte le linee guida internazionali. Adesso con la rimborsabilità è entrata la PrEP all'interno di un percorso. E effettivamente è una cosa di civiltà, perché obiettivamente eravamo rimasti gli ultimi a non rimborsare un sistema di prevenzione. L'offerta della terapia per prevenire l'infezione da HIV a carico del Servizio Sanitario Nazionale, gratuita al cittadino, permetterà di evitare numerosi contagi e di contenere la diffusione del virus, in particolare in fasce di popolazione a rischio. È veramente proprio che si sia arrivati a una rimborsabilità di PrEP uguale per tutti, perché anche dai nostri dati del forum, dove accedono al forum per chiedere notizie, molte persone che raccontano la loro esposizione a fattori di rischio, diciamo che è riconosciuta come un ottimo strumento la PrEP, perché consente di vivere la propria qualità della vita come meglio si crede. E appunto in modalità preespositiva consentono anche di non acquisire l'infezione per le persone che sono forse a volte autodeterminate o costrette a vivere comportamenti a rischio. In linea con quanto espresso nel Piano Nazionale di Interventi contro l'HIV e l'AIDS, tutti gli attori coinvolti hanno lavorato fianco a fianco per raggiungere questo risultato: istituzioni, clinici, associazioni, società scientifiche e aziende farmaceutiche. L'HIV riguarda tutti e il modo migliore per veramente sconfiggerla è evitare la diffusione dell'infezione. Per questo è così importante la profilassi, perché è uno strumento in più. Uno strumento in più che si rivolge a una fascia di popolazione vulnerabile e comunque a rischio, fornendo un modo in più per evitare il contagio. La nostra è un'azienda, Viatris, storicamente impegnata nell'HIV in tutti i paesi del mondo. Abbiamo cominciato il percorso con le associazioni di pazienti, con i clinici, raccogliendo dati e evidenze da sottoporre all'autorità che ha risposto in maniera concreta, permettendo il rimborso e quindi facilitando in qualche modo l'accesso per tutti a questo strumento di prevenzione aggiuntivo che oggi abbiamo nelle nostre mani.